il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessar la gente. Mentre i ginocchi alcuni altri a sedere dicevano fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. D'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete, a quel rumore, il ruolo abbandonò di confessore. E scuro in viso, peggio della pece, si arrampicò sul pulpito e fece: fratelli, chi ha l'uccello per favore esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzar le suole. Ma il prete a quell'errore madornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, con la corona in mano, 100 donne si alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò: sbagliate ancora, rientrate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quel che ho detto torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa, soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Finì la frase e nello stesso istante le monache si alzarono tutte. E poi in volto, pieno di rossore, lasciavano la casa del Signore. O Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete. Poi, senza far rumore, dico, pian piano si alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che con il fidanzato si era messo in un angolo appartato, sommessa mormorò con il viso smorto, che ti dicevo, hai visto? Se ne è accorto. Bene. Grazie Dario, avevamo veramente bisogno di questa poesia. Vai, torna subito in cabina suono. Valletta.